Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi altro video do it yourself. Questa volta mi è stato richiesto da Adele Tommasino, che ringrazio e che saluto. Ciao Adele. E andremo a realizzare insieme i tab per l'agenda. Allora, io di solito li faccio con il programma della Silhouette, quindi con Silhouette Studio, e poi appunto li faccio tagliare dalla Silhouette. Però siccome non tutte ce l'avete, ho deciso questa volta di farlo senza Silhouette, quindi andremo a preparare i tab, diciamo, a mano, quindi è un tutorial alla portata di tutti. Quindi niente, spostiamoci sulla scrivania che iniziamo a lavorare. Anzi, prima passiamo sul computer che vi faccio vedere cosa fare con il PC. Allora, per fare tab, quindi io vado ad utilizzare OpenOffice, che è un programma tipo Word. Non uso quello della Silhouette, di modo che chi non ha la Silhouette e vuol fare le cose a mano le può fare anche così come le farò io adesso. Allora, appunto mi è stato chiesto da una ragazza che voleva vedere come facevo i tab con lo sfondo, con il disegno. Allora, prendo un foglio bianco innanzitutto e vado sulla pagina a togliere i margini, quindi metto il margine 0 in modo che lo riempiamo il più possibile. Va bene anche formato in verticale, va benissimo. Allora, vado su Google Immagini e scelgo l'immagine con cui voglio fare lo sfondo dei tab. Allora, io ho già aperto i fiori watercolor. Oh, mi piacciono questi fiori di ciliegio. Questi. Quindi mi salvo l'immagine, me la salvo sul desktop. Ok. Poi vado ad aprirla con Paint, così vado a selezionare proprio solo la parte dove c'è il fiore, ritaglia, ok, ritaglia e salvo. Ora sulla mia pagina di Word adesso faccio inserisci immagine da file. Vado appunto a riprendere i miei fiori di ciliegio. Ok, adesso è grande. Io però la devo rimpicciolire, quindi immagini, lascio il flag su proporzione, in modo che non mi va a sfasare il disegno. Allora, i miei tab non sono tanto grandi, quindi il disegno io voglio farlo il più piccolo possibile. E facciamo un 5 centimetri, vediamo. Ok, e adesso facciamo un copia e incolla. E riempiamo la pagina. Allora, una volta che ho riempito il foglio, faccio la stampa e poi andiamo a preparare appunto i tab. Ok, allora questo è il nostro foglio sul quale appunto abbiamo stampato i fiori di ciliegio. Allora, per andare a fare le tab, praticamente io voglio fare delle tab che siano tipo queste, quindi con questa forma, che poi andranno ripiegate a metà, quindi quando si attaccano così, e qua si può attaccare una mini etichetta con scritto poi quello che si vuole. Allora, io vi consiglio queste, io vabbè le avevo fatte con il programma della Silhouette, quindi al PC. Praticamente quello che dovreste fare voi è su un cartoncino, quindi abbastanza rigido, disegnare questa forma, e cioè fare due rettangoli grandi e due piccolini uno accanto all'altro. In questo modo, adesso vi faccio vedere. Vabbè, io adesso lo faccio così. Poi ovviamente quando vado a tagliare farò più arrotondato qua. E cosa faccio? Innanzitutto piego a metà il mio cartoncino, di modo
che taglio le parti in modo identico, quindi con la forbice vado a tagliare. Ok, quindi vado a creare la mia mascherina, vedete? Quindi è molto semplice da creare, che utilizzerò appunto poi per fare i miei tab sul foglio che ho deciso di utilizzare. Allora, per esempio il disegno è molto carino così, per cui appoggio la mia mascherina. Faccio il mio tab, così poi posso fare appunto un altro. E poi, una volta che li ho fatti, vado a tagliarli. Allora, questo è il tab. E poi ovviamente io andrò a piegare a metà e andrà attaccato sull'agenda. Allora, nella parte qua più piccola poi si può scrivere con una penna nera, ad esempio io utilizzo questa, e si può scrivere ad esempio, allora, o si scrive sopra, per esempio qua ho uno spazio bianco, quindi qua posso scrivere non so, per esempio gennaio. Quindi vado a scrivere Gen, che sta per gennaio, e lo scrivo anche dall'altra parte, in modo che se lo vado ad attaccare si vede sia di qua che di là. Oppure se il disegno che ho scelto occupa tutto lo spazio, quindi non c'è il bianco per scrivere, vado ad attaccare delle etichette, le taglio proprio a filo e scrivo sopra l'etichetta. Con un nastro biadesivo poi vado praticamente ad attaccarlo, quindi metto un po' di nastro biadesivo qui e un pezzettino qua, e scelgo il foglio poi su cui andare ad attaccarlo. Ad esempio io ho il foglio della mia agenda e decido di attaccarlo. Allora, quindi stacco il pezzettino, lo attacco in questo modo, e voilà, il tab è fatto a tema con quello che voglio io, è fatto diciamo a mano senza dover avere per forza strumenti particolari. Spero che questo mio tutorial vi sia stato utile e vi sia piaciuto. Fatemelo sapere nei commenti, lasciatevi un bel pollice in su e ci vediamo al prossimo video. Ciao!